Monica Repetto, perché ha sentito la necessità di rivivere quegli anni che poi lei per motivi di calendario non ha neppure ha potuto attraversare in prima persona? Guarda, per me è stato importante raccontare delle storie di vita di persone comuni che di solito non vengono raccontate diciamo così, in questa grande narrazione che si semplifica, no? Nelle due parole anni di piombo, e che in realtà lascia fuori, mettendo l'accento sul piombo, lascia fuori tutto un'enorme massa di movimento, di lotta, di battaglia sana non all'inseguimento di un'utopia, non solo per un'utopia, ma che ha lasciato dei segni concreti di cui beneficiamo anche oggi. Quindi per me era importante raccontare quel periodo del passato, non da ex del 68, non da ex del 77, ma provando, diciamo così, ad avvicinare quel periodo con una distanza diversa, che non vuol dire non avere un punto di vista, ma con un rispetto e un ascolto delle testimonianze e delle storie di chi, appunto, dei protagonisti del film. E tra i protagonisti abbiamo Nunni Miolli, che è inquadrata e che è una delle figure chiave, insomma, di questo racconto. Nunni, una delle frasi che mi ha particolarmente colpito di quello che ho ascoltato nel film è stata: ci volevano a casa a cucinare, ma noi eravamo ovunque e non davanti ai fornelli. Insomma, chi Vero. eravate realmente? Chi erano queste casalinghe? Cosa significava questa parola casalinga? Vedi, era un po' complesso perché in effetti c'era una docente d'università, un sacco di professoresse e poi c'era la compagna che veniva dalla campagna, dall'estrema, estrema periferia di Roma. Quindi era un gruppo di donne di tutti i generi, di tutte le età. C'erano le ragazzine, le giovani, c'erano le persone anziane. Io, no, c'era una più anziana di me, una nonna più anziana di me. Io ero già nonna, c'erano tante mamme, tante impiegate. Sai perché? Perché poi la sera, quando tornavano a casa, chi è che doveva preparare il pranzo o stirare la camicia per il maritino che il giorno dopo va in ufficio? Era sempre lei, la donna. Quindi eravamo casalinghe, anche se io per esempio provenivo da un lavoro meraviglioso. Io lavoravo in aeroporto, facevo i piani di volo per i piloti, perché avevo studiato meteorologia. Poi invece mi sono sposata ben 2 volte, con 4 figli, e ho dovuto rinunciare al lavoro e sono diventata casalinga, ma con animo leggero, perché in fondo io cucinavo, ma c'avevo la radio aperta e mi sentivo un po' di Chopin, per esempio. E quindi ero una, leggevo tanto, pur essendo casalinga, ritagliavo le ore di riposo e leggevo, infatti ho una quantità enorme di libri. Purtroppo non li posso leggere più perché non ci vedo bene ed è il più grande dolore della mia vita, non poter leggere. Quindi era questo gruppo di donne, ma tante, eravamo tante, tantissime, e c'era di tutto, era bellissimo, era molto bello perché ognuno parlava, diceva, era affollato, pieno di gioia perché ci sembrava di lottare contro tutti gli uomini del mondo e quindi ci sentivamo forti. Mi ricordo che un Natale io ho detto alle donne: mi raccomando, a Natale non fate niente. Se gli uomini vogliono mangiare, ci fanno un panino, perché specialmente nel sud, da dove provengo io sono di Bari, a Natale è un macello, si comincia 15 giorni prima a preparare. Allora io avevo suggerito i panini. La notte mi è arrivata una telefonata al telefono a casa di un uomo che mi riempiva di parolacce e mi diceva che mi avrebbe, appena mi incontrava, mi faceva fuori. Vabbè.
Per un panino mi pare che sia un po' troppo, o no? Beh, Vabbè. insomma, diciamo che c'è ancora molto da imparare, insomma, da esempi come questi, credo che valgano anche per noi e i nostri giorni. Monica, ecco, le storie che vengono raccontate sono tante, insomma, cito l'aspirante manager, gli studenti, il poliziotto, ecco, uomini e donne e ragazzi, scrivi con un piede che è impigliato nella storia, voci sommesse che aspettavano di essere ascoltate. Ecco. Ci spieghi il senso di questa attesa, compresa quella di Nunni? Ma guarda, io credo che in linea generale, la narrativa su questi anni 70 così complessi, così poco elaborati alla fine, cioè se ne è parlato, se ne è scritto tantissimo, ma una vera elaborazione profonda a livello collettivo, di tessuto sociale collettivo, non c'è stata, non c'è ancora stata, e questo lo testimoniano le tante forzature che ancora, no, vengono fatte. C'è chi tira da una parte, c'è chi tira dall'altra. Guarda, tra l'altro c'è quasi una sorta di diritto, no? Non scritto, per cui se ne può parlare, cioè tu che diritto hai di affrontare, perché vuoi raccontare questa storia? Tu che diritto hai di raccontarla? Ma che ne sai tu? Qui c'è gente che ha, come dire, ha pagato a caro prezzo da una parte e dall'altra la propria militanza, le proprie scelte. Quindi tu che diritto hai? Allora, io questa domanda me la sono posta, ma soprattutto me l'hanno posta gli altri. E allora, di fronte a queste domande reiterate, non mi era mai capitato in nessun altro documentario, ti devo dire, che qualcuno mi dicesse: ma a te perché interessa questa storia? Ma saranno affari miei, cioè, voglio dire, perché mi interessa raccontare una storia? A me è interessato molto sentire queste storie, non mi sono fatta questa domanda, ho detto, ma guarda un po'. Però, appunto, in quanto, se vuoi, spettatrice, no? In quanto uditrice, di fronte a un qualcosa che ti è stato raccontato, però quando tu devi andare a scegliere delle storie, affrontarle, anche la scelta, appunto, di aver raccontato, la scelta delle sole. Anche qui c'è un'altra parola, che viene di solito usata, che è letterale, che è corretta, vittima, ma che spesso viene usata quasi con un senso di colpa nei confronti di chi è vittima. Cioè, il paradosso è che tu sei vittima, ma e quindi in qualche maniera ti è stato levato un diritto, no? Tu hai subito un torto in qualche modo. In realtà sembra quasi che la vittima o se l'è andata a cercare, oppure era dalla parte sbagliata, oppure qualche cosa avranno pure fatto questi. Se ti hanno sparato, qualcosa avrai pure fatto. Quindi c'è una retorica anche lì della vittima che a me non piace, non mi è mai piaciuta, così come c'è una retorica della memoria come commemorazione che non mi appartiene, seppure co guardo con grandissimo rispetto a chi ha versato sangue, a chi porta le tracce vive sul suo corpo, quindi sono ferite non rimarginabili, cioè c'è un qualcosa che è stato distrutto, che sia a livello psicologico, che sia a livello fisico, che sia nel modo più ineluttabile, che è quello della morte, c'è qualcosa che quindi viene troncato, no? E di fronte a questo ci deve essere il massimo rispetto. Dopodiché, ripeto, per me non è che il sangue nero e il sangue rosso sono uguali, perché l'altro elemento è anche questo, cioè la storia non è che la riscrivi, no? La riscrivi tu, cioè la storia è fatta da alcuni fatti. Parla. Dopodiché,
c'è una frase che mi è rimasta impressa, insomma, un libro che ho letto che è uno dei libri sulla memoria, non c'entra niente ovviamente con gli anni di piombo o comunque con il periodo storico che stiamo raccontando, ma è un libro di Julian Barnes che è Il senso di una fine. Ed è proprio su come la memoria è imperfetta, a seconda di come tu hai vissuto dei fatti, hai vissuto un'esperienza, la stessa esperienza vissuta da te o da un'altra persona, porta a memorie diverse. Questo non vuol dire che la storia è relativa o che la memoria sia relativa, ma vuol dire che occorre una grande fiducia nella capacità di ascolto, nella capacità di raccontare memorie che non sono o bianche o nere e dove un'ambiguità continua a rimanere. Questo non vuol dire che dobbiamo abdicare e dire allora io questo decennio così complicato, così doloroso, non lo posso affrontare. Certo. Sentiamo adesso allora che cosa ricorda in prima persona Nunni di quanto è accaduto quel tragico 9 gennaio del 1979, mentre era in onda, lo ricordiamo, Radio Donna, dalle antenne di Radio Città Futura, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Allora, casalinghe, combattenti. Nunni, che cosa è accaduto? La sigla, sebbene siamo donne, paura non abbiamo, e poi partiva. E quel giorno c'era Rosetta che stava al mixer, io stavo al tavolo col microfono, e Rosetta mi fa, premetto che i ragazzi della radio, quando arrivavamo noi donne, sparivano, perché non gli andava bene, allora, vabbè, e se ne andava. Allora Rosetta, che stava con scuffie, gli stanno salendo dei ragazzi, con le maschere, le cose. Ho detto, Rosetta, per favore, non dire, così, scherzando, l'ho preso in giro. Invece si spalanca la porta ed entrano questi 4-5 matti, perché i ragazzi della radio gentilmente avevano lasciato il portone spalancato aperto, se no quelli come entravano. Sono entrati e hanno cominciato a sparare. Guarda, non ti so dire, io che stavo al tavolo per farmi zittire, mi hanno buttato, perché io ho gridato, mi hanno buttato questa bomba sul tavolino, tant'è vero che io, tra l'altro, in ospedale credevano che fossi una donna di colore, perché il fumo, che so, che mi ha preso, e invece no, mi ha bruciato, perché per fortuna ho fatto. E poi se ho visto, è stata la compagna accanto, non so come ha fatto, che adesso non c'è più purtroppo, se n'è andata, che mi ha buttato sugli occhi il suo golfino azzurro che ci aveva sul tavolo. Come ha fatto non lo so, forse mentre quello buttava lei ha capito, non lo so, io ho visto per lei, perché se no sarei stata cieca dal primo momento. Beh, insomma, poi hanno cominciato a sparare, allora le compagne sono scese, loro indietreggiavano i maschietti, perché poi sono venuti quel giorno perché sapevano che c'eravamo noi, mica quando c'erano gli uomini, i compagni, i maschietti, no, erano anni che noi sempre a quell'ora e quel giorno ci trovavamo una volta a settimana. Sono venuti da noi i grandi uomini, capito? Gli uomini... Non voglio scendere, basta, non dico più niente. La vostra voce era pericolosa. Che ne so, io non lo so, so che cominciarono a sparare come matti, fucili, mitraglia, rivoltelle. Anna, che poverina, correva più di tutti, aveva quasi aperto il portone, perché loro quando sono entrati il portone l'hanno chiuso, capito? Anna era quasi arrivata al portone. Io l'ho visto perché ero l'ultima a scendere, l'hanno messa al muro e gli hanno una mitragliata nella pancia, nel basso ventre. Io guarda, noi chiedevamo fosse poi gli altri, tutte cadute, tutte svenute, sangue dappertutto. Guarda, io una cosa che non dimenticherò mai, quando sono tornata dall'ospedale per andare un momento alla radio e vedere tutto quel sangue a terra. È una cosa che non me la scordo. È il sangue delle mie compagne. Scusami.
No, capisco benissimo e vedo anche l'espressione di Monica. Ecco, Monica, che cosa hai provato e che cosa provi anche nel sentire il racconto di Nunni? Guarda, la cosa veramente importante è che appunto è il valore al di là, diciamo, dell'attentato, no? Che comunque è un elemento nodale, ma è il valore dell'attività che queste donne, loro del collettivo Casalinghe, così come tutta Radio Donna, aveva in quel periodo, ma che continua ad avere, perché il lavoro che loro facevano, Nunni mi raccontava, o avevo letto da qualche parte, non ricordo, sempre di altre testimonianze, diciamo di interviste a ridosso del fatto, che quel giorno, che cosa facevano loro? Facevano anche cose molto quotidiane, no? C'era stata l'approvazione della legge sull'interruzione della gravidanza e loro che cosa facevano? Mi pare che proprio quel giorno era in programma diciamo nell'agenda, diciamo così, nella scaletta di quello che dovevano raccontare in radio, c'era proprio le attività che una di loro, mi sembra Gabriella, No, Linda. Linda andava negli ospedali per verificare che effettivamente a livello appunto di sanità pubblica ci fossero le condizioni affinché la donna che volesse accedere all'interruzione di gravidanza fosse nelle condizioni di. Ed è una storia perché non era così scontato. La legge c'era, ma poi dovevi trovare il medico no? Che fosse d'accordo o che tu venissi trattata in maniera non discriminatoria, tutte cose che non sono così lontane, perché se penso Assolutamente no. alla quantità di obiettori di coscienza nella sanità pubblica, ti rendi conto che anche oggi è difficile per una donna, già in una situazione non semplice, che rappresenta comunque un dolore, un momento, insomma, non è una passeggiata, non poter esercitare un proprio diritto. Dunque, a me colpiva molto, e nella loro storia, proprio quest'attività costante, quotidiana per noi, per il nostro futuro, e qualcosa che insomma non si può dare per scontata è che tutt'oggi, se io parlo, ho una figlia di 13 anni e in fondo è una cosa che riguarda anche lei, quindi è una memoria, ma è un presente ed è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lottare anche per un futuro, non è una banalità. Sono battaglie attualissime e che comunque anche oggi, insomma, noi verifichiamo non risolte molto spesso, troppo spesso direi. Nunni, ma questa libertà, insomma, che voi vi prendevate, sentirvi libere e fare battaglie per la libertà delle donne, ecco, che cosa significava per voi? Che Ci cosa? costava molto con i vari mariti, con i vari padri, tu non hai idea che lotte c'erano in famiglia, si riusciva, quando si tornava dalle manifestazioni, mezze morte, mezze stanche, quando arrabbiate per gli uomini come ci insultavano, si tornava a casa, eravamo stanche veramente, però ti trovavi un padre, un marito che faceva peggio, peggio di quelli di strada. No, guarda, io personalmente ho passato i guai miei perché il mio marito era militare. Quando finalmente ho aperto la porta e l'ho cacciato via, è stato il giorno più bello della mia vita. Quando si dice il giorno del matrimonio, il giorno che nascono i figli, non è vero. Per me il più bel giorno è stato quando ho chiuso la porta alle spalle di mio marito, militare. Piccolo di mente, piccolo, piccolo, proprio, vabbè, con quattro figli io sono scesa in piazza con una gonna di mia figlia, perché non c'avevo gonna. Io
una gonda a fiori di mia figlia, un paio di zoccoli dell'altra figlia e siamo scesi tutti insieme in piazza. E poi là ho capito tante cose. È stata meravigliosa la mia apertura alla vita, perché fino allora io avevo fatto solo la moglie, e fare la moglie non è vita, credimi, è semplicemente servire un uomo, servire i figli, rinunciare a tante cose. E invece io quel giorno, finalmente, la parte. Sono stata pure eletta con Democrazia Proletaria, però è finita male, purtroppo. Vabbè, un po' per colpa mia, un po' non per colpa mia. E poi in seguito al Quirinale mi hanno chiamato e mi hanno dato una medaglia d'oro. Ma anche perché dopo l'attentato, dopo poco, nell'80, ero mezza morta ancora, ma sono andata come volontaria al terremoto in Irpinia. E sono stata lì con questa gente meravigliosa. Le compagne francesi mi hanno aiutato, le compagne olandesi, guarda, ho avuto delle manifestazioni di donne sconosciute, ma tanto care, tanto, 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 tanto. Quando siamo andati in Olanda, abbiamo trovato sulla banchina della stazione una fila di ragazze con le braccia piene di fiori. È una cosa bellissima. In Francia pure, ma come siamo state accolte in Olanda, penso che il collettivo Domitilla ci ha pagato tutto, persino l'autobus, il ticket dell'autobus, e ci hanno portato in giro. Vedi, la compagna olandese, Yvonne Scholten, era in Italia perché lei era corrispondente di un giornale di Amsterdam. Quando è successo il fattaccio è venuta a casa, mi ha conosciuto personalmente, perché io non sono andata in ospedale, io sono rimasta a casa. Andavo giornalmente a fare le medicature, che non ti dico, ma a proposito, quando sono in ospedale, che sono andata in quelle condizioni, tutto attorno, signori, che è successo? L'acqua calda e la cucina? Io dicevo, no, una quando hanno sentito la verità, tutti allontanati, cominciando dagli infermieri e dal dottore, mi hanno lasciata più di un'ora così a morire dal dolore. Nessuno mi guarda, capito? Pensa come stavamo, pensa come stavamo. Allora, questa compagna olandese ha scritto il paginone, sai che sono due pagine, il paginone centrale, raccontando tutto. Questo collettivo Domitilla, dopo che ha letto questo, ecco, con Yvonne Scholten è diventata come una mia sorellina. Ci sentiamo, ci scriviamo, viene qua. Adesso lei è diventata nonna, è scrittrice, scrive dei libri. E l'ho conosciuta in quell'occasione. E per me, guarda, intanto cattiveria, intanto male, era come un fiore aver conosciuto questi uomini. Incredibile, cioè anche la lucidità e il ricordo così vicino, insomma, come se fossero fatti accaduti ieri. Sì, io la sera mi barrico, non mi vergogno a dirlo, io la sera faccio un bel lavoro dietro alla porta, perché se quel giorno la porta era chiusa non sarebbe successo. Io quello che ho passato tu non hai idea, per le compagne, perché io sì, io ero bruciata. Pensa che la sera mi accorsi di avere una ferita alla gamba, ero talmente presa, tanto dispiaciuta delle compagne, di vederle quasi morte, che io non pensavo nemmeno al mio braccio. Pensa, dopo due mesi che mi hanno sbendata, ho trovato questo scheletro di mano. Io ho due mani diverse, una che c'è del 26 e una del 72. Sono due mani diverse. Se tu non le vedi, ma sono diverse. Eccole, una vecchia vecchia e una mezza vecchia. Vabbè. Lei è giovanissima, Nunni, sei giovanissima. Monica, ecco, anche da questo racconto così dettagliato, così bello, perché comunque è una storia nella sua, diciamo, drammaticità veramente bellissima, sentiamo un grande eroismo. Ecco, tu però nella tua ricerca hai cercato le storie
di persone, tra virgolette, comuni, di persone normali, non sei andata a cercare l'eroismo esemplare che magari ci è stato tramandato dalla grande storia, ma le piccole storie che comunque magari erano rimaste nascoste e che avevano bisogno invece di venire alla luce. Ma guarda, in particolare, allora, intanto mi interessavano le storie dirette, perché l'altra cosa è che spesso nel racconto legato alla violenza politica, al terrorismo, si raccontano persone note, persone diciamo simboliche, nell'ambito della magistratura, nell'ambito della politica, che nell'ambito diciamo delle azioni dell'esercito, insomma delle istituzioni, ecco. Però ci si dimentica, o comunque si pone meno attenzione, anzitutto a chi è vivo e può direttamente in prima persona raccontare, no, la propria esperienza, la propria militanza o il proprio lavoro in quegli anni, la propria condizione. E poi mi interessavano delle, diciamo così, delle categorie sociali, quindi lo studente del liceo. Uno non immagina che c'è stata una generazione, un'intera generazione di ragazzini di 16 anni, 18 anni, 14 anni, che per un'idea, no? Per una militanza, per un'idea, hanno rischiavano la vita andando a scuola tutti i giorni o tornando a casa. È qualcosa che ci rimane difficile da immaginare oggi. Ragazzi universitari, collettivi universitari, ma anche impiegati, diciamo appartenenti a quella classe media, no? Che in quanto proprio classe media uno immagina sia lontana da qualsiasi estremismo, e invece non è così, perché anche un'appartenenza ad una classe media non vuol dire non individuare, non riconoscere delle lacune, delle mancanze, delle storture nella società in cui uno vive, e una volontà di cambiamento che si può applicare anche con delle azioni, non soltanto aspettando che qualcun altro cambi le cose per te. Dunque a me interessava tutto, interessava questo popolo, questa popolazione, che in genere non va sulle prime pagine dei giornali, se ci va ci va per fatti di cronaca, il giorno dopo sparisce, ma invece è una forza vitale, cioè è in quegli anni, ti assicuro, da tutte le testimonianze, dai racconti, dalle raccolte, è inequivocabilmente una massa che si è riunita collettivamente, che è uscita dalla propria casa, no? Ha guardato oltre, e questo è un valore enorme. Anche gli anni, no, del documentario 74-79, parto dall'ultimo, il 79 è l'anno prima dell'80, l'80 ha segnato in qualche maniera un cambiamento epocale, no? Una delle testimoni, insomma, una ex di Radio Donna, che si sente in voce fuori campo parlando con Nunni, dice: ma Nunni, era finito tutto, no? Si è chiuso un capitolo della storia, in qualche maniera si è passato da il personale è politico, no? Come dicevano le femministe, a il personale è personale e basta, degli anni Ottanta, no? di una chiusura che ci portiamo dietro, cioè una grande mancanza, quella che io, diciamo, quelli della mia generazione hanno sentito, cioè io ho vissuto la mia adolescenza appunto nei famigerati, nei reganiani anni Ottanta, e per me, cioè, io l'ho vissuta male, nel senso che mi è mancato molto quell'elemento che invece ha condotto, è stato un po' il filo rosso, no? Che ha segnato un decennio, il decennio precedente. Grazie Monica. Guarda, io che sono un po' più grande di te, in quegli anni ero all'Università di Bologna,
peraltro. Quindi io quel filo rosso l'ho proprio vissuto sulla pelle e mentre lui andava in onda, io andavo avanti e indietro da via Zamboni, insomma, tra l'altro laurearsi nel 78 non è stato semplicissimo perché comunque l'università era occupata, chiusa e comunque non c'era un bel clima, insomma, non era, insomma, il sangue correva anche lì e noi il giorno dopo camminavamo sulle stesse strade e sul sangue di tanti ragazzi. Ecco, ripartirei proprio da quel è finito tutto che citava Monica. Diceva Nunni, ecco, nel film, eravamo delle aliene. Ecco, da quel eravamo delle aliene alle giovani d'oggi, alle ragazze di oggi, ecco, quanto tempo passa, quanto differenza passa, insomma, come leggi la realtà di oggi, l'8 marzo di oggi, le ragazze di oggi, dalle Che aliene che eravate alle giovani che ah, tu vedi? purtroppo non bene, Non non bene. bene. Quando penso alla giovinezza delle mie figlie, pericolose, mio figlio sempre preso a botte dai compagni perché la mamma era matta, secondo loro, e hanno avuto una vita difficile, le mie figlie. Hanno studiato, ma è stato difficile. E purtroppo siamo tornati un po' indietro, secondo me, come gioventù. Non ha più nessun ideale, non, almeno io non li vedo, forse non li conosco, conosco quelle giuste, Però ma. Nunni, scusami, guarda, ti dico, io invece ho grande fiducia, nel senso, soprattutto in queste generazioni più giovani, parlano appunto dei tredicenni, quattordicenni, ventenni, io sento, so, per quel poco che vedo, Qualcosa si muove. ma Ma tu sì. sei fortunata, ma perché tua figlia è fortunata e c'ha una mamma come te. Ma no, E io sono bisnonna, i miei bisnipoti, pronipoti, sanno certe cose, mi seguono, ma siamo un po' poche, secondo me, guarda, non lo so, io Ma invece quanti dico. femminicidi? Siamo tornati indietro, questo fatto delle donne che non servono più. E nessuno, non c'è più un movimento come Dio comanda, di donne come eravamo noi, che stavamo in piazza giorno e notte. Ma qua tutto tace, tutto così. Una donna al giorno muore, viene ammazzata, è tutto, ma non lo so, non c'è una lotta. Chi è che deve scendere in piazza se non noi donne? Tu ne vedi più? Io, forse perché sto in Umbria, in questo paese più tranquillo, non lo so, ma quando chiedo, parlo con le altre compagne che vivono a Roma, vivono a Milano, vivono fuori, non le sento, non scendo. Beh, scusatemi, Nunni, però tu hanno parli ancora. Una consapevolezza e anche strumenti diversi, cioè probabilmente lo strumento oggi non può essere più quello appunto della piazza, perché non ci sono le condizioni, neanche le condizioni sociali, no? Di sostegno, non lo so, però Chi ci io. sosteneva a noi? Chi ci sosteneva? I mariti che camminavano C'erano quando tornavamo a casa. dei partiti di riferimento, c'era una Sì. mobilitazione, non lo so, c'erano dei riferimenti anche contro cui lottare, ecco. Ma Nunni, ma tu rifaresti tutto quello che hai fatto? Vedo che ancora Ma in molto di relazioni più, con ma le compagne. con l'esperienza che ho, farei molto, molto, molto di più. Quante carenze, quante cose che potevo fare e non ho fatto. Figurati, ma per carità, quello che abbiamo fatto era poco a quello che avremmo dovuto fare. Noi venivamo, voi non immaginate com'era quel periodo. Io che sono nata nel 26, io a 10 anni ho avuto il primo grande dolore della mia vita. La compagna di banco si chiamava Esther. Ci siamo baciate, salutate, ci vediamo lunedì. Io Esther non l'ho vista più. È morta in campo di concentramento. Quando ho sofferto da bambina, ho cominciato a capire. Vedevo mio padre disperato perché il sabato fascista bisognava festeggiarlo e vestirsi in maschera. E mio padre non lo voleva fare, ma lo doveva fare perché era costretto a
al lavoro dove stava, lui lavorava nel giornale, la Gazzetta di Puglia, di Bari. Ed era una giornata tremenda il sabato. A casa mio zio veniva preso il venerdì e messo in carcere e lo facevano uscire la domenica mattina perché il sabato era sacro. E tornava a casa mio zio, che era universitario, e siccome lui non faceva parte del GUF, che era Gioventù Universitaria Fascista, e quando usciva lo menavano pure, tornava pieno di pidocchi, perché le carceri di una volta non erano quelle di adesso. Tornava, allora restava sulle scale, mia nonna lo spogliava completamente e lui correva nella vasca da bagno. Beh, sono importanti questi racconti perché possiamo dire che comunque le libertà e le possibilità e le consapevolezze di cui parlava anche Monica, che abbiamo oggi, le dobbiamo proprio alle battaglie, al sacrificio di chi ci ha preceduto. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Grandissimo quindi il valore della testimonianza, perché poter sentire ancora dalla viva voce di chi ha vissuto determinate esperienze, ha attraversato anni terribili, ecco, poter sentire questo sicuramente è importante per, torno ad una frase insomma ormai abusata, per non dimenticare, perché comunque la memoria è fondamentale anche per formare le coscienze dei giovani, vero Monica? E se qualche giovane, se non proprio tutti, insomma, cresce con dei valori, è forse anche merito grazie a chi li può riportare e anche alla genitorialità di chi comunque ha fatto tesoro di questi racconti. Mi auguro che queste piantine diventino alberi, diventi un bosco un'altra volta di bambini, di ragazzi che sanno quello che stiamo vivendo, che lottano. Speriamo, io mi auguro, però c'ho questo... Dobbiamo avere fiducia, perché dobbiamo avere fiducia. Monica, ma questo film dove si può rivedere, dove lo possiamo trovare? È di Deriva Film, ricordiamo anche la produzione, bellissimo, sì. Guarda, confidiamo, allora, è stato su Rai Play, uh-huh. È stato su Rai 3, e ora confidiamo di riuscire... avendo riaperto da poco le sale cinematografiche e cominciare, diciamo così, a fare anche un percorso dal vivo, perché quello che ci manca di più è proprio l'incontro con il pubblico dal vivo, e la possibilità, ne abbiamo parlato più e più volte, cioè, ce ne hanno richiesti tanti anche, no? Di fare incontri nelle scuole, che è un'altra cosa che con altri documentari insomma ci è capitato di fare, ed è veramente bello e importante. E mai come questo lavoro qui credo che valga la pena di portare appunto nelle scuole, quindi questo molto volentieri, e ad incontrare un pubblico più vasto. È anche stato, diciamo, il documentario è selezionato tra i 10 documentari per raccontare l'Italia dalla FICE, la Federazione Italiana del Cinema d'Essai, quindi c'è la diffusione appunto in sala, però è tutto ancora da programmare. Questa dovrebbe essere la vera educazione civica, insomma, portare testimonianze, e magari anche Nuni potrà anche andare anche lei nelle scuole, accompagnando fisicamente il suo film. Certo. Vedi che l'hanno fatto, io abito a Spoleto adesso, no? A Spoleto, che è un paese che si finge città. Ecco, comunque, mi hanno telefonato un sacco di persone che avevano visto il documentario domenica dopo l'annunziata. Qualcuno è rimasto, mi hanno telefonato, dice: ma come, tu sei qua, non mi hai detto mai niente, ma questo, quello, e che mi mette il cartello e va girando. Questi invece l'hanno visto ed erano tutti soddisfatti, contenti di avermi qui con loro, capito? Certo. E gli spoletini
Questo è importante perché vuol dire che comunque questi prodotti, insomma, questi No. lavori vengono visti come l'abbiamo visto noi, insomma, che ci ha C'è così, una che il parte racconto di è gente che, insomma, importante. che segue Rai 3, Rai 7, che non me l'aspettavo perché, Ma ripeto, dobbiamo avere invece. fiducia, Nunni, dobbiamo avere fiducia perché poi in realtà, insomma, questa coscienza, secondo me, esiste nel paese, bisogna soltanto un po' rafforzarla, no? Bisogna Voi siete aiutarla. giovani, voi avete come si dice, l'innocenza della gioventù, io invece ho l'esperienza di tanti anni. Che è fondamentale anche questa, anzi soprattutto direi. Allora io Penso vi di sì. Senti, ringrazio, vi ringrazio io ti ringrazio, sei stata tanto cara, della brava, vostra grazie. partecipazione, soprattutto delle cose che avete detto. Grazie a Monica Repetti, ancora tanti di questi film, e grazie a Nunni Violi, ancora tante di queste battaglie.